Sono sicuro che molti di voi si aspetterebbero che in questo momento io dicessi qualcosa del tipo: ma non vi pare strano che proprio nel momento in cui Xbox programma l'uscita di una consistente mole di titoli, mentre la concorrenza punta tutto su un titolo solo, proprio in questo momento si alimentino polemiche sull'inadeguatezza della gestione di Xbox, su Ghostwire Tokyo che dopo un anno non ha risolto i suoi problemi, su Redfall che non girerebbe sui tanto attesi 60 fps. Insomma, molti di voi si aspetterebbero da parte mia che io facessi del damage control da perfetto content creator di parte, perché secondo voi sono boxaro. Vorreste una teoria del complotto che spinga proprio su quelle differenze di eccellenza che aiutano il popolino a scegliere il prodotto che si addice a loro? Perché anche il popolino del gaming può raggiungere l'eccellenza attraverso un acquisto di un prodotto eccellente. E quindi occorre screditare la concorrenza con ogni mezzo, anche tirando fuori una storia come quella dei 343, no? Che oramai una società moderna come la nostra, che corre così tanto, è già preistoria. E non avrò nemmeno uno sfogo come quello di Cobrill, no? Che ha subito trovato spazio su tutti i nostri portali di gossip videoludico, perché il gossip che il popolino brama, lo scandalo, il re che cade da cavallo. Questo video invece dirà cose che nessuno di voi vuole sentirsi dire. C'è una parte di voi che ha ancora il focus nel punto giusto di questa forma di intrattenimento. La personale soddisfazione nell'interagire con un'opera secondo i propri gusti, le proprie regole e le proprie esperienze. E a quella io chiedo di avere pazienza, di non sentirsi aggredita dalle mie prossime parole, che sono rivolte all'altra parte dell'utenza, a quella che si comporta come dei bambini. E non nel senso bello del termine, della fanciullezza, dell'innocenza, dell'apertura alla meraviglia della scoperta. Ma quelli che credono che gli asini volino quando i veri asini stanno in terra e sono loro. Scandalizzarsi davanti a una promessa mancata, quando quella promessa è solo branding, dovrebbe farvi sentire veramente molto inadeguati. Guardato con un certo disgusto a determinati commenti, e il mio disgusto non proveniva dal fanatismo con cui erano espressi, ma dall'ingenuità quasi offensiva con cui si davano per scontate determinate cose che non sono. E mi dispiace dover essere io a dovervi portare alla realtà. Certe cose non sono. Non esiste l'acquisto definitivo, non esiste la console vincente, non esistono le killer app. Non esiste cifra che possiate spendere per darvi il PC perfetto. Non otterrete mai tutto quello che vi viene promesso per farvi acquistare giochi, componenti, console, televisori, monitor. Non esiste! Non c'è un apice, un punto d'arrivo. L'unica cosa che occorre è che siate sempre insoddisfatti, ma pronti ad attendere il prossimo titolo, la prossima scheda video, la prossima esclusiva feature del prossimo pezzo di plastica economico system on chip. L'intera ragion d'essere di questa nostra moderna società umana è il ciclo infinito di produzione e consumo. Se non si consuma, non si può produrre. E se ciò che si consuma non si esaurisce o diventa inadeguato, non c'è ragione per volerne ancora. E quindi per produrne. Vorranno farvi credere che questo sia una fonte di inesauribile creatività. E oramai le nuove idee nell'industria ad alto budget sono quasi come la peste. Con una mano vorranno farvi credere che questo progresso è solo per darvi di più. Ma nell'altra hanno già il prossimo grande prodotto dei desideri. Mi piacerebbe dirvi che credete ancora alle favole, ma in realtà siete solo burattini delle promesse del marketing, dei paroloni, del migliore di sempre, della grandezza che aspetta o del potere dei vostri sogni. E non dico burattini a caso, perché sapete benissimo dove vi hanno infilato il braccio.